Dopo il terremoto giudiziario che ha coinvolto i vertici dell'azienda per presunti episodi di corruzione nei confronti di una dirigente dell'ANAS, è sempre bagarra la Technis di Catania. Oggi infatti i lavoratori attivi nel cantiere della FCE sono in sciopero ed hanno protestato davanti alla sede della ferrovia Circumetnea. Stiamo protestando per il mancato pagamento degli stipendi, intanto degli stipendi arretrati di settembre-ottobre e poi per lo stipendio corrente che è quello di gennaio del 2016. Più i versamenti della cassedile dei mesi di luglio, agosto e settembre. Alcune settimane fa, invece, altri operai impegnati in altri cantieri siciliani avevano occupato la sede di Technis sempre per ottenere il pagamento degli stipendi arretrati. Lo scorso 19 gennaio il commissario straordinario Saverio Ruperto, nominato dal prefetto di Catania, ha incontrato i sindacati per discutere dello stato dei cantieri e della crisi economica e societaria attraversata dall'impresa di costruzione Etnea. A Roma il commissario si è recato anche nella sede dell'ANAS per discutere lo sblocco dei crediti che potrebbero aiutare l'approvazione del piano di ristrutturazione economica che il Tribunale di Catania dovrà approvare a giorni.